Mi sentite? Sì. Sì, tu ti senti? Non come l'altra volta. Esatto, volevo fare un check microfoni. Esatto, adesso. Come concerti, no? Ora ci perdo, almeno arriva un po' di luce. Tanto qua se passano quelle pure la piazza, almeno li vediamo. Sì. Allora, ho perso tutte le schermate che potevo perdere. Ale, a questo punto lo mostri tu il video, giusto? Sì, adesso aspettiamo ancora un po', Abri e Sì. qualcun altro. Ma si sente molto rumore perché abbiamo i ragazzi che puliscono la piazza davanti. No, 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 no. Com'è il tempo su Trieste? Nì. Potrebbe essere più bello per essere il 7 giugno. D'accordo. Cioè, un po' nuvoloso. Un po' tanto nuvoloso, dovrei dire. Allora, noi abbiamo qualche problemino di connessione stamattina, quindi spero che la cosa rientri, ma non ci credo molto. Quindi, in caso tu cerca di comunicarmi il disagio, se io parlo convinta che si senta e. Sì, boh, non è nessun problema.
Sei muto, Fabri. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci. Non so se Allora, voglio aspettare ancora qualche minuto o se... sì, ok, aspettiamo un po', faccio troppo rumore, poi rimetto in moto. Ok. In effetti mi ero dimenticato quel favoloso Google anche dal cellulare. Sì. Siamo onda verde oggi, se volete vi informiamo sullo stato del traffico. Il cielo è plumbeo. Visto, infatti, anche qua. Ringraziamo quelli che si sono già collegati. Buongiorno. Non potete vedere, ho la macchina col tettuccio apribile. Altrimenti sembrerei uno che guida al contrario, perché non capisci cosa c'è di fronte. No, si capisce, si capisce. Beh, direi che possiamo anche iniziare, poi se qualcuno si vuole aggiungere, ci aggiungerà. Allora direi buongiorno a tutti, sono Fabrizio Renzi, sono il presidente di R&B Gate, che è una delle quattro società che gestisce l'Urban Center di Trieste. Trieste è un'area particolarmente importante per noi, abbiamo la sede legale di R&B Gate lì ed è la porta dei Balcani su cui, approfittando del fatto che io ho fatto il vaccino e del fatto che sono stato responsabile per l'Est Europa, tutta l'Est Europa, quindi di tutte le attività di IBM, ripartiremo pesanti con le attività, visto che stiamo riaprendo le frontiere, e ridaremo vento alle nostre attività su Trieste in quest'ambito. In parallelo, come sapete, stiamo gestendo l'R&B Gate, grazie ad Alessia Paoletti, stiamo presidiando e stanno aprendo tantissime belle cose nello spazio di cui siamo fieri. Un'altra società del gruppo R&B Gate si chiama R&B for Culture, società che si occupa di cultura e tecnologia al servizio della cultura, società in gestione importanti musei come il più grande museo d'Italia dal punto di vista della tecnologia che è l'M9 di Mestre, e il secondo più grande d'Italia dal punto di vista della tecnologia si chiama Federico II. E da ieri sono entrambi musei di storia, ma sono i più ricchi di tecnologia al loro interno. All'interno di questi musei stiamo poi anche installando del software particolare, abbiamo creato un nuovo software di biglietteria che si chiama EMMA, Electronic Museum Management and Analytics. EMMA è anche un nome proprio di bigliettaia, come dico io, perché prende tutte le esigenze del personale museale e le va a realizzare dal punto di vista software. È stato creato da Giulia, Alessia e l'altra parte del team insieme al personale museale, quindi questo qui è un unicum assoluto sul mercato. Che ci sembra, abbiamo condiviso il verticello la volta scorsa e siamo a vostra disposizione per condividerlo quando volete. Se qualcuno di voi è nel mondo museale vuole anche provarlo, il software è disponibile in demo, in beta, in demo gratuito. In realtà non è più in beta, che funzionale, sta già funzionando in produzione da parecchie parti, però diciamo, se vuole provarlo abbiamo 2 o 3 mesi di prova. Oggi parleremo di tecnologie Internet of Things, Internet delle cose applicate nell'ambito museale. Questo apre scenari incredibili, molto importanti nella gestione della relazione con il visitatore, che lascio però ad Alessia e Giulia a raccontare come questo avviene. Ho detto quindi 3 parole, vi ringrazio di cuore, sole, cuore, amore. Vi ringrazio di cuore invece per essere qui con noi anche oggi. Metto in mute per non disturbare la parte seria del meeting, quella di Alessio e Giulia. Grazie. Grazie. Grazie Fabri. Allora io vado a presentare. Allora. Vedete il mio schermo?
Sì, Ale, ti vediamo. Ok, ottimo, grazie Giulia. Vabbè, inizio. Allora, come appunto ha detto Fabrizio, oggi c'è questo evento, che siamo appunto qui collegati dall'Urban Center, come si può vedere alle mie spalle, che appunto l'Urban Center è un hub di innovazione tecnologica nel cuore appunto di Trieste, soprattutto per i settori tech e bio-tech. E RMB for Culture è un partner di Urban Center e oggi siamo appunto qui con un nuovo evento, sempre diciamo sotto il ciclo di Musei 4.0 nell'ambito di cultura, innovazione e scienza, e oggi appunto parleremo di quello che è l'Internet of Things e di come può essere sfruttato all'interno delle realtà museali. E questa è una brevissima agenda di quello di cui parleremo oggi, appunto all'inizio, che cos'è l'Internet of Things, quindi una breve introduzione, una breve spiegazione, quali sono le innumerevoli applicazioni che si possono, le numerose applicazioni in qualsiasi ambito dell'IoT, e infine appunto l'IoT per il mondo museale, e la presentazione di quello che è Simpa, ossia un modulo di un nostro software, quindi sviluppato da RMB for Culture, che si occupa appunto del tracciamento dei visitatori all'interno dei musei, ma questo poi ce lo spiegherà meglio Giulia in dettaglio. Quindi partiamo. Che cos'è l'IoT? Beh, l'IoT si può definire come una rete di cosiddetti oggetti intelligenti che sono interconnessi fra di loro e sono capaci di scambiarsi informazioni ed elaborarle. E quindi come possiamo vedere gli aspetti fondamentali dell'Internet of Things, che letteralmente significa rete delle cose, internet delle cose, appunto abbiamo degli oggetti che di fatto diventano identificabili all'interno della rete e quindi sono appunto in grado di connettersi fra di loro, di scambiarsi dei dati. E quindi così capita che gli oggetti acquistano, come si può dire, una vera e propria identità e sono oggetti di uso comune, possiamo dire, come per esempio le lampadine che diventano smart nelle cosiddette smart home, ma abbiamo anche le cosiddette, grazie all'IoT ci sono sveglie che suonano prima in caso di traffico, oppure ci sono delle scarpe da ginnastica che permettono di registrare quindi la velocità e la distanza percorsa, o che ti permettono addirittura di gareggiare in tempo reale con un altro individuo che si trova dall'altra parte del mondo. Oppure ancora ci sono dei farmaci, dei tubetti di farmaci, delle confezioni di farmaci che avvisano il familiare nel caso in cui il farmaco quel giorno non sia stato assunto dal paziente. Aspetta che faccio velocemente entrare. Esatto, ok. Ottimo, e quindi che appunto avvisano, come ho detto, ai familiari nel caso in cui il paziente non abbia preso i farmaci. E quindi appunto ci sono dei veri e propri oggetti che possono essere quindi oggetti comuni, ma anche oggetti magari più sofisticati. E come ho detto, si parla di IoT e si parla di due cose fondamentali, quindi oggetti intelligenti e rete. Parlando di appunto questi oggetti intelligenti, le proprietà fondamentali che questi, chiamiamoli oggetti, appunto queste cose, questi dispositivi devono avere sono fondamentalmente due. Devono essere identificabili sulla rete e si può pensare al classico, per esempio, indirizzo IP, cioè nell'internet diciamo moderno che tutti utilizziamo sappiamo che le pagine web sono identificate o comunque anche tutti i dispositivi sono identificati grazie a un indirizzo IP. E quindi anche gli oggetti intelligenti devono poter essere identificati sulla rete. Inoltre l'altra proprietà ovviamente fondamentale è di poter essere connessi a questa rete, che è appunto una proprietà decisamente diciamo base e assolutamente fondamentale. Ma ci sono altre proprietà che questi oggetti, chiamiamoli appunto intelligenti, cosiddetti smart objects, possono avere. Innanzitutto questi oggetti sono capaci, possono essere capaci in base anche al compito che devono appunto portare a termine, possono essere capaci di procurare informazioni su se stessi, ossia banalmente informazioni sul loro stato di funzionamento, quindi essere in grado di appunto dire se hanno bisogno per esempio di manutenzione o se sono guasti e quindi se hanno bisogno di un intervento esterno per poter funzionare nuovamente, sono in grado di condividere la propria posizione, quindi appunto dove si trovano e banalmente così noi sapremo, oltre al classico GPS, non so se noi siamo in viaggio, sappiamo dove si trova la nostra valigia, e la tracciabilità, ossia da dove viene quel determinato prodotto.
Ma ancora, grazie a questi smart objects, possiamo avere anche informazioni sul mondo esterno. E si parla per esempio di sensing, ossia appunto avere informazioni quali, per esempio, la temperatura, l'umidità, l'intensità del vento, quindi informazioni diciamo atmosferiche e non, o comunque informazioni riguardo all'ambiente in cui questo dispositivo si trova. Ma parliamo anche di metering, ossia banalmente pensiamo tipo banalmente parliamo di gas, elettricità, acqua, quindi quei servizi diciamo che vanno a flusso, e quindi grazie, cioè di metering si parla fondamentalmente i cosiddetti contatori, quindi saremo in grado di sapere in tempo reale appunto quanti consumi di un determinato servizio vengono consumati. Ma non da sottovalutare ci sono anche altre proprietà, ossia l'interazione diretta con l'ambiente. Banalmente il dispositivo può essere in grado di apportare delle azioni sull'ambiente che lo circonda. Pensiamo banalmente a una valvola che controlla, a un oggetto che controlla, non so, i livelli di gas nell'aria. E lui, il suo compito in realtà è appunto quello di controllare i livelli, ma magari si rende conto che i livelli sono troppo elevati e quindi è capace di chiudere la valvola per evitare comunque degli errori. E inoltre un'altra proprietà di questi oggetti intelligenti è quella di elaborare dei dati in locale, ossia capacità di elaborare dei dati localmente da parte di questo oggetto e inviare le informazioni fondamentalmente già aggregate, quindi inviare già il fatto che c'è un allarme o che c'è un malfunzionamento e non inviare invece i dati, chiamiamoli grezzi, e poi da qualche il ricevente è lui poi che deve analizzarli. E, l'altra parte fondamentale dell'Internet of Things abbiamo detto che appunto che è una rete di oggetti intelligenti, quindi ovviamente è la rete. E si parla di rete, quindi ovviamente si parla di Internet e si parla diciamo anche quindi di ciò che ha reso Internet fondamentalmente così, così famoso. Si parla quindi di concetti come apertura, standardizzazione, raggiungibilità, accessibilità per permettere appunto a tutti i dispositivi di poter essere identificati facilmente, di essere raggiungibili e di poter connettersi alla rete senza difficoltà. E tutto questo porta anche alla cosiddetta multifunzionalità applicativa, ossia lo scopo è quello di fare in modo che banalmente un oggetto, quindi uno smart object, possa avere una funzione ulteriore rispetto a quello per cui è stato pensato. Basti pensare, torniamo nuovamente al sensore che è in grado di rilevare i consumi, per esempio, di elettricità. E ovviamente questo sensore nasce con lo scopo puro e semplice di rilevare, non so, quanta energia viene utilizzata in una determinata abitazione. Ma grazie se noi pensiamo banalmente a un anziano che vive solo, siamo in grado di, analizzando questi dati, quindi se si nota che nell'arco di due giorni o di una giornata di fatto non ci sono stati consumi di elettricità, ci può venire il dubbio che ci sia qualcosa che non va, banalmente che quell'anziano che vive da solo in realtà ha avuto un malore ed è per questo che ne sta usando l'energia, perché in realtà sta male, e quindi permettere anche di inviare comunque degli alert e allertare quindi i familiari o direttamente i soccorsi. E quindi diciamo si possono fare tante cose, pur anche se diciamo lo smart object nasce con intenzioni differenti. E una brevissima escursus su quello che possiamo considerare diciamo la storia dell'Internet of Things. E il primo smart object, chiamiamolo smart per modo di dire, è stato nel 1982 un distributore automatico di Coca-Cola che fu posizionato alla Carnegie Mellon University a Pittsburgh in Pennsylvania, che era in grado di segnalare in modo autonomo il suo inventario e se le bevande appena caricate erano calde o fredde. E questo lo faceva collegandosi autonomamente tramite il collegamento ad ARPANET, che è fondamentalmente il precursore di Internet. E ad oggi questo diciamo ci sembra davvero una banalità, ma nel 1982 non lo era. Di fatto il termine Internet of Things fu coniato nel 1999 da Kevin Ashton, e inizialmente lui si riferiva comunque facendo riferimento appunto al fatto che gli oggetti erano individuabili all'interno della rete e attraverso l'RFID, quindi Radio Frequency Identification. E un altro dato interessante è se pensiamo al momento in cui il numero di dispositivi o comunque di oggetti connessi, quindi i nostri oggetti intelligenti connessi ad internet, è diventato maggiore del numero di persone connesse ad internet. Questo è successo tra il 2008 e il 2009. E ovviamente il numero di dispositivi connessi ad internet
è destinato a crescere, ovviamente inevitabilmente, e come questo grafico diciamo riporta, si stima che entro il 2025 ci saranno circa 30 miliardi di dispositivi IoT connessi, il che significa in media 4 dispositivi IoT per persona, che sembrano tanti, ma in realtà non lo sono. E non lo sono perché l'IoT in realtà trova applicazioni immense. E qui ho solo riportati, ne ho riportati solo banalmente alcuni di settori, diciamo, applicativi. Si parla per esempio del settore industriale manufatturiero, quindi in modo sensori e dispositivi per ottimizzare al meglio, diciamo, quella che è appunto la produzione nel settore industriale. Parliamo dei trasporti, quindi con le auto che sono possiamo chiamarle smart car, le auto intelligenti, insomma, che sono in grado di fornire informazioni sul traffico e quindi di consigliare comunque percorsi differenti in base appunto alla situazione del traffico. Parliamo del settore dell'energia e in generale, come vi ho detto prima, gas, energia, acqua, vendita al dettaglio, healthcare, città con le famose quindi smart cities che fondamentalmente integrando tra di loro comunque numerosi dati, numerosi dispositivi, rendono il tutto più accessibile, più vivibile e più, diciamo, più scorrevole. Parliamo di dispositivi indossabili, parliamo ovviamente di smart home, il famoso smart home che è in grado di, che non so, ti accende le luci appena stai per arrivare a casa, oppure ti accende il fornello appena esci dall'ufficio. Oppure parliamo anche nel campo dell'agricoltura, ci sono ovviamente sensori che permettono di raccogliere le informazioni dal punto di vista atmosferico e meteorologico e quindi permettono comunque di sapere al meglio in quali condizioni ci troviamo e quindi apportare le modifiche che è necessario, non so, per far crescere meglio un pesco, un prugno e così via. E, come ho detto, le applicazioni sono tantissime e qui facciamo solo qualche veramente esempio, diciamo di quelli magari più conosciuti, ma anche no, e si parla per esempio di dispositivi indossabili. Ad oggi tutti o quasi abbiamo quello che è chiamato un fit tracker, oppure il classico smartwatch, che di fatto è in grado di riconoscere in tempo reale e di comunicarti in tempo reale, per esempio, il tuo battito cardiaco, quanti passi hai fatto, quanti chilometri hai percorso e, per esempio, se stai facendo sport, non so, in bicicletta, a che velocità stai andando. E sembra diciamo, ovvio, questa qui è ormai ad oggi è diventato per noi, diciamo, la normalità, ma basti pensare banalmente che grazie al fit tracker o anche grazie agli smartwatch, spesso, diciamo, non è rara la notizia che grazie a questi dispositivi che ti analizzano banalmente il battito cardiaco in tempo reale e per un tempo comunque prolungato, rilevano magari delle anomalie e ti informano, quindi ti mandano notifica nel caso ci sia qualche cosa che non va. Ed è così che banalmente varie persone sono state salvate da quelli che possono degli infarti, infatti, diciamo, hanno ricevuto la notifica e si sono recati all'ospedale e sono stati salvati in tempo. E altri dispositivi indossabili, si può pensare al biosensore per il glucosio, ossia appunto a questo sensore che viene utilizzato da coloro che soffrono di diabete e che li avvisa nel caso in cui i livelli di glucosio nel sangue siano bassi o banalmente critici, e avvisa sia magari il diretto interessato sia, in caso di livelli critici, anche un familiare o direttamente i soccorsi. E parliamo anche di smart clothing, quindi i cosiddetti vestiti intelligenti, che oltre sono in grado banalmente di anche questi di oltre a sapere ovviamente la tua temperatura, il battito cardiaco, ma sono in grado di fare fondamentalmente tutto ciò che uno può pensare di prenderti qualsiasi misurazione. Un altro campo è appunto quello dell'energia. Banalmente, grazie all'applicazione dell'IoT nel campo dell'energia, è possibile ridistribuire comunque in modo efficiente il fabbisogno di energia, che si traduce questo in prevenire comunque blackout o sovraccarichi della rete. Grazie all'utilizzo di dispositivi IoT nel campo dell'energia si può valutare in tempo reale qual è il comportamento della rete anche in caso di guasti, lavori programmati e perdite, e questo si traduce in due cose. Si traduce da un punto di vista comunque del consumatore una riduzione della bolletta, e dal punto di vista invece del fornitore, appunto, il poter ridistribuire in modo efficiente ed efficace tutto ciò che riguarda appunto il servizio stesso. E, come ho detto, le applicazioni sono veramente innumerevoli e sono destinate comunque a crescere a crescere sempre di più.
Per questo noi fondamentalmente ci siamo chiesti, beh, quale può essere un'altra applicazione? E beh, si parla di applicazione, si può parlare di Internet of Things anche per quanto riguarda i musei. Ed è qui che passo la parola a Giulia. Buongiorno, grazie Alessia. Come ha introdotto Alessia, questo Internet of Things sarà veramente distribuito e onnipresente nelle nostre vite, complice anche sicuramente l'avvento del 5G che è alle porte. Ti abbiamo perso, Giulia? Ti abbiamo perso. Aspetta, non ti sento. Ti sei bloccata? E intanto faccio un po' io il tappabuchi. E appunto Giulia andrà a presentare quello che... No, non sei ancora sbloccata. Sei ancora bloccata. Eccomi. Adesso sono tornata? Sì, sì, sì. Ok, sì. Scusate. Ho tolto il video cercando di risparmiare un pochino di banda. Eccomi qua, non so dove mi avete perso. Stavo facendo questa speculazione sul il per come. All'inizio ti abbiamo proprio perso, quindi puoi ricominciare con la tua speculazione. Benissimo, benissimo, torno alla mia speculazione. Insomma, stavo divagando sul fatto di questo IoT, di questo Internet of Things che sarà onnipresente nelle nostre vite e stavo appunto dicendo che complice anche il 5G sarà veramente un tema, è tuttora un tema caldissimo e lo sarà sempre di più negli anni a venire. In questo contesto ci siamo chiesti quale può essere il nostro contributo come technology a contatto con queste realtà museali per favorire lo sviluppo di questa tecnologia e soprattutto l'utilizzo, l'impiego. Ecco che è nato Simpa. Quello che noi oggi vi racconteremo come tracking system, ossia il modulo di Emma, che è una piattaforma di gestione museale 4.0 che abbiamo sviluppato internamente, però lo presentiamo come tracking system. Tuttavia scopriremo insieme come siano davvero innumerevoli, come già oltretutto raccontava Alessia, le applicazioni di Simpa, di questo IoT, all'interno di un sistema museale. Andiamo avanti con la slide, Ale, grazie. Simpa è l'acronimo di Sensor Integrated Museum Positioning Analytics, ossia il nostro obiettivo, la nostra mission in questo caso, era valutare e poter analizzare lo spostamento dei visitatori all'interno di un museo. Direi di introdurre subito con il video, così riusciamo a dare un'idea di massima, per poi andare a raccontare più nel particolare cosa effettivamente fa Simpa e le innumerevoli potenzialità, le grandi potenzialità. Ok, vedete, vero sì? Sì, grazie. Grazie Ale. Insomma, Simpa nasce come sistema di tracciamento delle persone all'interno di un museo. Partiamo dai tecnicismi, che sono sempre la cosa più noiosa, ma ci permettono veramente di capire il perché e il per come, cioè il valore di questo progetto. Simpa si basa su un sistema, su un'infrastruttura di antenne e tag che comunicano tramite la tecnologia ultra wideband, ossia in italiano banda ultra larga. Questo è un modello di comunicazione sviluppato per comunicare
impulsi di durata temporale estremamente piccola, stretta, e quindi con un'occupazione di frequenze molto ampia. Questo permette di la comunicazione, di far passare la comunicazione tra antenne e i tag in maniera molto veloce, estremamente veloce, di conseguenza precisa, e quindi di ottenere un tracciamento anche a video molto fluido e in tempo reale. E vi chiederete, beh, questo a che serve? Cioè, possiamo immaginare mille applicazioni a livello di produttività, a livello di logistica all'interno di un'azienda. Bene, all'interno di un museo in realtà questo permette intanto di poter studiare, analizzare e raccogliere delle informazioni, dei dati sul comportamento del visitatore all'interno del museo stesso. Questo comporta il fatto un'analisi da parte del reparto marketing, ad esempio per poter capire e scegliere come indirizzare la promozione del museo in un particolare periodo, anziché per un particolare target, quindi per una fascia d'età. Può in realtà inoltre essere sfruttato per rendere il museo interattivo, ossia andando a installare questo sistema di antenne e tag, possiamo permettere a qualsiasi museo di creare nuovi flussi che possono cambiare mensilmente o comunque a qualsiasi cadenza scelta, e andare a creare proprio nuove esperienze modificabili e modellabili di volta in volta. Andiamo avanti, grazie Ale. Oltre all'obiettivo fondamentale con cui abbiamo sviluppato il progetto, sia appunto quello del tracciamento, ovviamente il sistema permette anche di garantire il distanziamento sociale, ossia è in grado di riconoscere dei visitatori che entrano come nucleo familiare e quindi di non avvertire gli operatori museali di una vicinanza tra visitatori dello stesso nucleo. Ma ti abbiamo perso, Giulia? Non ti sentiamo più. Mi sentite? Adesso sì. Grazie, scusate. Dicevo che oltre all'obiettivo fondamentale del tracciamento, che adesso poi sviscerà con più calma, Simba permette inevitabilmente il riconoscimento di situazioni di pericolo. In questo momento il pericolo più grosso è non mantenere distanze adeguate. In questo caso Simba è in grado di riconoscere i nuclei familiari e non notificare il mancato rispetto delle distanze nel caso di visitatori che entrino come nucleo familiare, ma allo stesso modo avvisa sia gli operatori museali che gli stessi visitatori che non stanno rispettando le distanze del mancato rispetto della normativa. Quindi questo è indiscutibilmente un punto molto forte a livello di sicurezza all'interno del museo, che potrebbe anche essere un incentivo per il visitatore che sa di trovare un ambiente assolutamente allineato con le normative vigenti e sicuro anche dal punto di vista Covid. Andiamo avanti, grazie. Come raccontavo inizialmente, l'obiettivo fondamentale di Simpa è proprio quello di analizzare i tempi di permanenza davanti alle varie installazioni. Questo è un modello molto di valore sia per i musei, che ovviamente possono andare ad analizzare quale sia l'installazione più e quale meno interessante, che fasce d'età sono interessati ad un'installazione anziché l'altra, come si muovono i vari visitatori all'interno del museo, facendo differenziazioni per età, sesso, provenienza. Come potete immaginare, Simpa potrebbe rispondere davvero a qualsiasi domanda un gestore museale voglia analizzare, voglia approfondire. Quindi anche solo noi abbiamo sviluppato una tecnologia in grado di raccogliere dati, immagazzinarli e mostrarli in una data analysis e visualization il più chiara e più approfondita possibile. Ma la modularità e l'elasticità di questo sistema
è proprio il valore aggiunto che ci permette questa stretta collaborazione con i musei, anche solo per andare a identificare i punti di interesse e andare a sviluppare proprio quelli. Qui di nuovo si mostriamo come le statistiche che raccogliamo a livello di visitatori, quindi fascia d'età, i vari comportamenti. E andiamo avanti, Graziale. No. Ok, perfetto. Concluderei facendo appunto, dando uno spunto sempre di riflessione su possibili, possibili impieghi di questa tecnologia. Ad esempio, un museo che ad oggi non è assolutamente in nessun modo multimediale, non è minimamente tecnologico, non è minimamente interattivo. Anche questo tipo di museo può essere interessato all'adozione di Simpa, e proprio andando a modificare il flusso, il classico flusso di visita, e andando a interagire tramite questi sensori, questi tag, con qualsiasi opera si decida. Nel momento in cui il visitatore entra e si trova più vicino ad un'antenna, si può decidere di mostrare a video un video, di far partire un audio, di far illuminare un'opera particolare. E questo è tutto possibile grazie proprio all'estrema precisione che il sistema di tag antenne basato su tecnologia ultra wideband permette. Io penso di avervi raccontato più o meno tutto. Qualsiasi altra informazione, se voleste essere interessati anche solo a fare una prova con Simpa, che abbiamo ora come installata già al Museo M9 di... ci trovate ai riferimenti. Ah no, sei tornata. Scusami. No, ti avevamo perso, sei tornata. Perfetto. Ci trovate insomma sui siti indicati e... insomma, saremmo molto contenti di mostrarvi la tecnologia, di decidere insieme e di consigliarvi l'installazione più adeguata per il vostro museo. Sì, esatto. Vorrei aggiungere due parole a quanto ben detto da Giulia e Alessia. Due parole di lo ringrazio, molto chiara, mi è piaciuta. A me è piaciuta, poi dopo lo diranno anche gli ascoltatori. Chiara ed esaustiva. Volevo segnalare, se avete musei potenzialmente interessati, fatelo sapere, in particolare questa cosa su Trieste ad Alessia. Io di mio ci posso mettere che vedo il 5% sul venduto della transazione, visto che parliamo in una call di business, quindi ci può stare. L'altro tema che stiamo assumendo anche su Trieste, personale tecnico, addirittura le vorrei addirittura più brave di Giulia e Alessia, quindi diciamo che se avete candidature e proposte, fatemi sapere. Sempre attraverso Alessia. Grazie. Certo. Sì. Se io posso magari solo aggiungere una cosa su Simpa, visto che comunque abbiamo ancora tempo. Sì, che appunto grazie comunque alle posizioni esatte di dove si trova il visitatore, uno è anche in grado di... conoscere il percorso di visita che questo visitatore fa. Scusi, e quindi siamo... con Alessia, pensavo fosse alla fine, quindi adesso ti faccio continuare. Però no, è finito. Abbiamo finito, solo che visto che abbiamo un po' di tempo, aggiungo una piccola cosina. Visto che grazie a Simpa comunque siamo in grado anche di sapere, quindi appunto, magari il percorso di visita che un visitatore fa. E quindi appunto magari anche fornire comunque dei percorsi personalizzati, non so, se sappiamo che una determinata fascia di età generalmente, non so, passa dal primo piano e guarda l'installazione numero 5, poi la 4, poi la 3, magari creare appunto un percorso di visita personalizzato, anche targettizzato, sia per determinate fasce d'età o per, non so, sesso, professione, non so, se vediamo che magari i professori sono più interessati a un determinato percorso di visita. Quindi comunque appunto, come ha già detto molto chiaramente Giulia, le funzionalità sono veramente infinite, c'è solo l'immaginazione che ci può fermare, vediamola così. Grazie Ale, questo è stato un fantastico assist, perché effettivamente un'altra delle grandi potenzialità del sistema è proprio quello di creare percorsi anche, oltre che targetizzati, adattivi.
ossia che si modificano in base alla, alla precedente esperienza all'interno del museo, precedente nel senso anche quella di pochi minuti prima, e che si adattano e magari guidano lo stesso visitatore attraverso un percorso scelto per lui perché è identificato come un visitatore clusterizzato secondo un certo modo. E quindi ecco, di creare veramente delle, cioè di andare a sviluppare, a lavorare molto sull'esperienzialità del museo, che adesso è innegabilmente un tema molto molto caldo dell'innovazione museale. Sì, assolutamente. Niente, diciamo, quindi abbiamo dimostrato come l'Internet of Things può essere usato anche all'interno delle realtà museali, e non è una cosa così, diciamo, lontana, diciamo, dal mondo, diciamo, cultura e scienza non sono mondi lontani. Assolutamente. Quando, se non altro. Esatto. Non so se, se ci sono domande, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Se no, vediamo, i ragazzi hanno delle domande. Io ho qua due giovanissimi aiutanti tecnologi e culturali. No, avete qualche osservazione, domanda? Vi viene in mente qualcosa? Qualche altra applicazione dell'Internet of Things, di SIMP all'interno dei musei? Vabbè, tanto la cosa della rilevazione delle posizioni. Delle posizioni, dell'analisi dati, sì, questo è... E poi si era detto tipo di verificare anche magari il battito cardiaco. Ah, bellissimo, ecco, questo è un altro fantastico assist che mi fa Franca, che è di fianco a me. Il tag di Simpa in questo momento ha al suo interno una tecnologia sufficiente per comunicare con l'antenna. In realtà all'interno di questo tag possono essere inseriti innumerevoli sensori. Innumerevoli non è propriamente vero, perché ovviamente devono essere dimensionati come il tag, però possono essere potenziati questi tag con sensori biometrici, ad esempio. Franca appunto mi parlava, perché non mettere un rilevatore del battito cardiaco all'interno del tag che si poggia normalmente sul petto del visitatore, e perché non andare ad indagare in questo modo il campo delle emozioni, ossia andando a fare una ricerca a livello di modelli sul battito cardiaco e la reazione del visitatore davanti a una qualche opera. Grazie, questa è stata un'ottima idea. Sì, certo. Questo sarebbe di sicuro un'altra delle applicazioni. Inoltre siamo anche capaci, cioè grazie a SIMP, diciamo, siamo anche proprio capaci di capire, magari, cioè grazie ai sensori, ulteriori sensori, capire, diciamo, che zona, che parte dell'installazione il visitatore sta guardando, cioè se banalmente diciamo, la parte bassa, la parte alta, insomma, si può sapere veramente di tutto. Potremmo anche aggiungere che Simpa, ovviamente il nostro target sono in questo momento musei, ma perché non una galleria d'arte? Certo. Prima magari, cioè, in preparazione di un'asta o insomma qualcosa dove appunto quei dati di dove è indirizzato l'interesse dei fruitori sono veramente, veramente molto di valore. Sono quei dati che oggi chiamiamo il nuovo petrolio, direi. In questo caso è più che mai calzante la definizione. Esatto, assolutamente. Bene, quindi ecco, direi che possiamo chiudere con questo invito a ragionarci insieme. Cioè le modalità di implementazione di questa tecnologia sono evidentemente infinite, sia a livello di sensoristica, sia a livello di attuatori, nel senso che in questo momento abbiamo parlato più della sensoristica, ossia di tutto quello che è contenuto nel tag e che permette ad Emma, la piattaforma Emma, tramite appunto Simpa, di raccogliere questi dati. Certo che poi il sistema è integrabile con diversi attuatori, che siano schermi, che siano applicazioni, che siano registratori, qualsiasi cosa un museo possa veramente immaginare e voler implementare per creare queste esperienze di visita. Esatto. Bene, direi che abbiamo detto tutto. Quindi, vai Fabrizio. Ci sono domande? Se qualcuno ha domande, altrimenti... Mi sa che... Allora, se non avete domande, allora oltre a meditare, come dire, a pensarci insieme, come dice Giulia, per le espansioni, vi ricordo, allora, se qualcuno è interessato al tema, c'è la fee di vendita del 5% sul venduto, quindi se ci portate al museo e insieme vendiamo la soluzione,
vediamo una fine. Il secondo, stiamo cercando personale valido, deve essere addirittura più bravo di Alessia su Trieste, personale tecnico. Quasi impossibile essere bravi di Alessia, però dai, in realtà tutti gli altri nella call sono già meglio. Ok, dai. Benissimo, va bene, grazie ancora. Grazie, grazie a tutti. Ciao a tutti.